tutta una mafia. Sì, ok. Sei lì! Ottimo, siete due! Di oggi, non quello della volta. Oh, Dattoli, prova! Diciamo il destro al volo. Ambrosino. Scarnecchia. Suo, il rigore decisivo nella scorsa settimana per la vittoria dei Gunners ad esordio. Di destro, prova la girata! La rispinta di Ambrosino. C'è stato un grande aggancio di Dattoli, non ripreso. Suolata a destro, alto! Alberto Ambrosino. Valerio Russo. Racina d'esperienza, controlla il pallone, va con il destro, Mattia Russo a respingere. Pronta la battuta di Giovanni Dattoli, corto per Capitan Racina, cerca una giocata impossibile. Kubides direttamente da calcio d'angolo. Gira su Kubides. Poco fa ha trovato il gol della bandiera Mattia Russo. Pensa alla botta, l'effetto col destro Luca Foroni. Dalla bandierina, sebbene non vi sia effettivamente, va Mattia Russo, lo mette in mezzo per Tambone che indossa il 99 che fu di Ferrone. Mattia Russo prova il numero col tacco, Tracina dice di no. Forse è memoria dell'intervento che proprio Mattia Russo gli aveva compiuto su di lui poco fa, impedendogli probabilmente di segnare lui il primo gol di questa compagine mista, forse è meglio chiamarla così. Inizialmente doveva chiamarsi New Team, ma del New Team sono rimasti solo Tracina e Kubites. Eccolo Capitan Tracina col destro, intercetta Coccia, allora sul fondo Luca Foroni, appoggio per Kubites, chiede ai compagni di muoversi, la tiene lì, la dà a Luca Foroni che di prima apre male, fuori Tambone, tenta il numero, va via un avversario, pallone in mezzo, l'arbitro non vede alcun fallo di mano e permette di giocare a quanto sembra. Seguiamo Tracina, cerca di passare, Valerio Russo dice di no, Mattia Russo elude Dattoli, pallone che passa in mezzo a due avversari, Mattia Russo fuori! Mattia Russo, faccio indietro, attenzione, falso passaggio, calcio d'angolo, salgono gli uomini del mio team, ecco Kubides, che poco fa proprio da lì ha trovato il gol dell'1-4. Vediamo Kubides in mezzo, Palombi prova a tenerla col fisico, va in mancino, è quasi un assist Tracina, arriva però Tambone, allora Coccia, Mattia Russo prova a fare ordine che alla fine torna col contributo di Coccia stesso. Mattia Russo invoca il movimento dei compagni, verticalizzazione, Kubides dice no, come cazzo chiama Serf, Mattia Russo continua a tenere il pallone, poi lo scarica Luca Foroni a dirgli di no di nuovo, vede Mattia Russo. L'anno scorso è stato decisivo per la vittoria del Remetti 39. I suoi Gunners. Mattia Russo il destro! Kubides probabilmente salva Foroghi. Ricordiamo che i Gunners non sono in alcun modo connessi all'Arsenal, la squadra che vinse i primi due tornei. Ovviamente parliamo di 70 league. Tambone mette fuori. Mattia Russo. Il lob in mezzo, Coccia spizza! Luca Foroghi in calcio d'angolo. E allora è il turno di Valerio Russo perché ha battuto la rimessa, no, chiedo scusa, si tratta di angolo e lo batte Coccia, quindi non ho capito niente, palla in mezzo e respinta duplicemente. Valerio Russo stava in panchina, signori, creduto che battesse un giocatore che ancora non era entrato in campo. Tracina mette fuori,
scomodissima la posizione attuale del pallone che si infila fra le due panchine. Affronta il cimento, scarnecchia, ne esce vittorioso. Parte il mancino, Palombi, schizza sotto dal suo suolo il pallone. Ma c'è un contrasto dubbio. E Kubilec che prova a involarsi contro tutti gli avversari. Tiene il pallone dopo aver saltato il primo. Avanza verso il secondo, calcia col destro Claudio. Kubilec, grandissimo, guarda, è colombiano. Ecco la dedica. Colombiano Claudio Moreno Kubilec. Autore di un gol straordinario. Autore di due grandi. Mancina fuori, il pallone per Coccia che lo controlla bene, parte il mancino. Ben indirizzato, ha respinto molto bene. Chiarusso, si fa spazio, ne guadagna un po'. Ecco Tambone, chiedo scusa, la Tambone, che Mattia Russo. Pallone per Luca Foroghi. È lunga col mancino. Mattia Russo a mettere giù e a ripartire e a calciare stavolta fuori. Scusa, Rossa. Palombi, prova a farsi strada. Chiediamo scusa, Emanuele Umenter Leonardi, tanto per non fare nomi, ci ha distratto dalla telecronaca. Contro fallo. Stavolta Kubilec sta perso il pallone, parte il destro di Scarnecchia e c'è ancora un'ottima risposta. Mattia Russo, parte il destro fuori. Mattia Russo prova il numero, viene chiuso, incastrato regolarmente. Mattia Russo allarga per il destro di prima del cugino Valerio. Spegne sul fondo anch'esso. Attenzione perché Faroghi ha visto Kubilec, non l'ha servito al meglio, mette giù il colombiano, vede il pallone, vede la porta, scusate, prova a punirla col pallone, arriva Valerio Russo come un razzo. Ora sta andando molto bene Pippo. Facciamo la parte di Kubilec. Una boccia d'acqua ci sta. Prova respinto. Questo in mezzo di gola grossa, pessimo. Scarnecchia, con gran classe. Poi ha preso la parte di Tambone che la controlla con il destro. Pensa addirittura alla soluzione forse per un istante, trascina, poi interrompere il gioco. Il pallone è stato rubato in mezzo, Kubilec. Sull'ottima intuizione di Nicola Grossi, ma il tiro respinto, Mattia Russo, Palombi è costretto a fronte già da solo, due attaccanti e li ferma! Avanza ancora Giacomo Palombi, il passaggio in direzione di Nicola Grossi è ottimo, palla per Kubilec che pensa al tiro, lo effettua a largo! Gran peccato! Palombi, parte il lob, deviazione di Valerio Russo, sapientemente interviene Alberto Ambrosino, Kubilec con un numero, lascia passare con la Grossi, Kubilec in difficoltà, prova a passare, conquista rimessa. Questi ultimi minuti della prima partita. Il Vita Remetti, 41. Fallo di Palombi su Mattia Russo. Abbiamo scritto un problema tecnico, ci ha impedito di riprendere il tappino di Tambone sulla sette di Mattia Russo. La partita probabilmente ora in ghiaccio dopo una grande resistenza da parte del New Turtles, come possiamo chiamare questa sorta di compagine mista, che non chiamiamo tale solo perché la compagine mista è già iscritta a questo triangolare della Palombi. Indietro per Colagrossi. Pensa al servizio in verticale per Tracina, non è buono ma di poco. Alberto Ambrosino. Fuori per Coccia. Di prima attenzione su Scarnecchia. Il pallone però è passato direttamente a Kubilec che lo controlla, che caccia col destro fuori. Palombi in mezzo, carambola. Che parte il pallone sui piedi di Alberto Ambrosino che lo serve a Coccia. È stato buono il velo di Tamboni, pallone sul secondo a Kubilec. Vivo fino all'ultimo. La battuta di Valerio Russo, anticipata ancora da Kubilec Tambone che però la tiene comunque lì. Tracina attende l'intervento di Luca Foroghi, che alla fine capisce, va. Ma serve incredibilmente, proprio l'unico degli avversari. Lancio lungo, Palombi, con effetto. Si gira, è bravo qui l'ex Betlemme, poi allarga su Kubilec che però non riesce a controllare. Russo fuori Coccia, male. Grande Coccia. Poi mi lascia uscire. Senza lancio lungo, l'effetto a Tracina anticipato sta per fare una gran cosa. Tracina ci pensa un po', scusiamo per non aver ripreso il terzo gol di Claudio Kubilec che sull'assist di Tracina ha accorciato ulteriormente le distanze. Vabbè dai, potremmo... Palombi. Siamo una squadra di fortuna. Con la Grossi, no. Dai, cioè, per essere messi insieme adesso così. Tracina prova la giocata proibitiva. Triplo palleggio di testa da parte di Coccia in posizione favorevole per poterlo fare. Kubilec alla fine lo arresta e Palombi continua a ripartire. Tanto si è fermato Kubilec, vorrebbe essersi fatto male, si ferma il gioco. Mattia Russo avanza, Tracina è rimasto giù, forse non se ne accorgono i giocatori dei Gunners. L'arbitro alla fine ferma il gioco perché vede che l'azione non è eccessivamente pericolosa e non è dunque un delitto interromperla perché Tracina è rimasto a terra. Fatto il tiro improbabile, da un grandissimo gol da parte di Coccia che col mancino al volo ha trovato un gol straordinario da una parte all'altra del campo. Tracina adiene lì, fare almeno respirare un po' i suoi, tutti sotto palla, tutti sotto i 10 metri, occhio Mattia Russo ha rubato palla con la Grossi che probabilmente riesce a consegnarla a Tracina. Kubilec, raga, fatevi vedere.
Hanno via due per il culo alla grande. Dai, ci va quello. Lasciatevi pure, te mandano pure la cassa portatile ogni tanto. Se può dire. Ma che ci sta in questo? Scesni 2 è uguale, oh. Ha fatto Scesni, ma ha fatto grande, eccolo in mezzo. Ciao. Bravo Marcio! Bravo! Ma fatto dietro, fallo partire! Bravo! Sali, sali! Bravo! Capo, mettiamo da Andrea prima punta! Marcio prima punta! Come? Uno per uno, raga! Come viene? Come con fallo? Dai, regà, però, Regà, dai, io. Pure. Torna. Bravo, ciao. No, così. Bravo, bravo. Via, fuori. Sì, tu, allora.
Se no te cacciano. Si schia troppo presto, troppo tardi. No, ma infatti non rimane anche ritmo, ma si vede. Da quante volte ho sbagliato a fare così. Porca troia! Guarda dietro! Situazione! Arbitro? Quanto? Fa niente. Ah sì. Ok, cioè, non stavo a fare il video, raga, è partito adesso. È partito adesso. No, raga, vabbè, ma che cazzo sta Man of the match? Attenzione! No, Ciavarella, incredibile! Senza numero, metronomo proprio lui! Del Partizan. Con gli scarpini nuovi, attenzione! Ciabatta morbido, incredibile, non va! Lui a te ti fa coglione, mortacci tua. Ho fatto un video... Perché è arrivato ora Lombardelli? Dove sta Lombardelli? Poi in ritardo è arrivato, sta... Attenzione!
andiamo a fare il visto a bordo campo, intervistiamo i ragazzi qui. D'Andrea, attenzione! Ecco Cubi! Come è andata questa partita, Cubi? Le pressioni! Non ci prova, non può fare niente. Cubi l'ha detto! Anche lui sostiene il Partizan United, è incredibile! Ammettilo, ma che cazzo! Ammettilo, Cubi! Non ti ho steso! Oh, fa vedere il video! Fammi rivedere! Ho preso un pala in mano! Prima non ti ho chiesto giusto perché ho preso un pala! Dai, oh, fa vedere questo! È incredibile, che l'ombra! Nazionale! Guardatelo! Da bordo campo, dici com'è andata questa partita! Facci vedere quel cazzo è replay, porco Dio! Come no? Non ho fatto la finita. Sì, ma non hai capito, prima sta a far video.